invece in realtà sono stati realizzati in Europa, questo come marcatore europeo. Eccolo il Milan, compatto Ronaldinho, vuole anche gioco per adesso, non è arrivato, gioco questa può essere considerata veramente la partita delle partite. Pellegrini è tornato, ma Pellegrini ha detto dateci tempo, è una squadra nuova, la dobbiamo costruire. Sergio Ramos per il Real, palla colpita di testa da Clarence Seedorf, prova ad arrivarci Pato, l'anticipo di Marcelo, Nero, palla verso Nesta che l'allontana, segue il pallone Pato, prima ad arrivare Kakà, e col Valladolid almeno in quattro occasioni ha rischiato Real. Pirlo prova la conclusione con il sinistro, cerca l'apertura per Inzaghi che era probabilmente in posizione regolare al Piol, poi Pepe, Sergio Ramos, si fa vedere Raul, poi arriva il taglio di Granero, Dida, ancora Benzema, le finte, si libera Benzema in area di rigore, contatto, calcio di rigore, no, rimessa da fondo, scusate, aveva indicato, mi sembrava il dischetto, sì, l'arbitro, e invece è semplice rimessa da fondo, e devo dire che l'impressione della tribuna era rigore, fosse rigore. Sì. Palla sul secondo palo, al Biol prova a metterla in mezzo, Oddo è andato in contrapposizione, prova a ripartire, Ronaldinho che la mette giù, stop di Beppo, palleggio con la spalla, non è fallo di mano, via Seedorf, arriva attraversone per Inzaghi, l'anticipo di Albiol, questo è un retropassaggio, no Fabio, è un intervento, l'ha proprio fermata, poi il fallo di mano è di là, per Granero, destro, Dida sicuro, poi Dida la perde, incredibile, poi la palla di Dida, non è possibile, non è possibile, gol di Raul, ma cosa ha combinato Dida, non è possibile. Mi sono distratto anch'io, come ero tranquillo e sicuro che Dida avesse tenuto questo tiro di Granero, semplice dal limite dell'area, invece se la fa sfuggire, è Raul che ci chiede fino in fondo, va a trovare il gol. No, ma non si può fare un errore del genere. Clamoroso errore di Dida. Incredibile. Un paperone, clappo di Dida. Porta in vantaggio con Raul e Real Madrid che stava tenendo tranquillamente in mezzo a due Zambrotta, arriva il traversone, cerca l'anticipo Granero, c'è calcio d'angolo, Seedorf cerca il traversone, buono Inzaghi, era fuori gioco, calcio di punizione per il Real Madrid, ho qualche dubbio sulla segnalazione perché era partito con i tempi giusti, forse però già la partenza era davanti alla difesa, ma anche per me sembrava buono Fabio, ma da qua sembra buonissima. Però hai visto che difficoltà che ha il Real Madrid da difendere sul pista. Palla sverso Inzaghi sul primo palo, un po' di confusione come assoluto. L'Astiarra cerca il pallone tagliato. Dida con un po' di apprensione vede la palla uscire sul fondo. Dida aveva fatto già il passo fuori per andare a prendere il cross. Sì, la palla era per sul primo palo, sul movimento di Benzema, non la colpisce bene, quindi va verso la porta. Dida stava, insomma, giustamente era pronto per. Ora Kakà, sinistra, deviazione e calcio d'angolo. Si diventa un Real Madrid, palla tagliata che Nesta riesce a mettere fuori, poi Inzaghi proprio Raul, traversone arretrato e sbagliatissimo, i rivali del Real, quelli dell'Atletico Madrid, Zambrotta prova a crossare per Inzaghi, troppo lungo, Seedorf non arriva sul pallone, arriva Diarra, violentissima la conclusione, la palla si perde sul fondo. Applausi meritati per questo giocatore, il migliore del Real Madrid, grande quantità ma anche qualità, buoni piedi, sempre attento. Dentro il pallone per Benzema, grande giocata di Diarra, Benzema traversone, Dida, giocatore del Real, Diarra, dentro ancora per Kakà, il traversone deviato, Nesta attento, credito, se la cava bene però benissimo, addirittura Marcelo fa tutto bene, poi sinistro, Dida, la palla è ancora lì per Sergio Ramos, Ambrosini, bene Dida qua. Davvi Ambrosini, fallo su di lui, calcio di punizione per il Milan. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, finisce 1-0 per il Real Madrid, il primo tempo super sport. Si va. Digno. L'apertura è per Pato che prova ad aggredire subito ma non riesce. Raul aspetta l'inserimento di Kakà, sfrutta il movimento, Raul in area, non lo prende nessuno. La conclusione va sul fondo, Marco Foroni da bordo campo, Marco. Movimento sulla panchina del Milan, si scaldano Ion Kuloschi, Flamini e Borriello che torna oggi per la prima volta. C'è l'altro Diarra che si scalda, Mamadou. Pallone per Kakà che prova il destro. Direttamente pure per Kakà. In area di rigore, Kakà temporeggia Oddo. Kakà! Credo abbia preso un gran pallone Dida. Poi ancora per Ronaldinho, c'è sempre Inzaghi libero. Eccolo servito. Parte da fermo e segnalato fuori gioco di Inzaghi. Il calcio per Benzema. Prova il destro Benzema, Dida. Ancora in calcio d'acqua. Palla per Xabi Alonso, non granché il tiro al volo. Ma spesso è puntato nell'uno contro uno anche da Pato, quindi adesso con l'ammonizione
bisogna andarlo sicuramente a cercare maggiormente. Calcio d'angolo verso Nesta o Inzaghi, nessuno dei due arriva sul pallone. Attenzione a Nesta, fuori tempo, Raul cerca il pallonetto, Dida. Infatti Nesta si prende le colpe su questa su spalle, Ronaldinho, dentro il pallone splendido per Pato, contro due, Pato, sinistro. Bello, un giocatore fondamentale. Dida resta in porta, Sergio Ramos non arriva. Pirlo cerca il tiro, Andrea Pirlo, un gol pazzesco di Pirlo. Casillas non ha neanche visto partire il pallone, ma Casillas è partito assolutamente in ritardo, perché quando l'ha visto ormai era troppo tardi su questo tiro calciato benissimo da Pirlo dai 30 metri e ha trovato l'angolino. 1-1 Pirlo, effetto Magnus di Kakà, insiste ancora Zambrotta, ci prova anche lui con il sinistro e palla sul fondo. L'impressione è sempre stata questa, Fabio, te l'ho detto anche nella presentazione. Dentro il pallone per Pato, che è un po' di campo, Pato arriva, Pato, 2-1. L'ho detto subito, hanno sbagliato ancora una volta, palla in orizzontale di Sergio Ramos, intercettata con la difesa che viene in avanti, palla in profondità, è un gioco da ragazzi per Pato, dove anche il portiere Casillas ancora una volta ha scelto male il tempo. 2-1 per il Milan. 2-1 per il Milan. Impazzisce Leonardo. Palla dentro per Seedorf, tutto solo in area di rigore. Seedorf ancora prova a girarla. Attaccato da Ambrosini, un po' di confusione. Fallo al limite dell'area di rigore, calcio di punizione, giallo per Zambrotta. È un rimpallo sfavorevole qui al Milan, la palla è arrivata proprio addosso a Va Drenthe, barriera. Poi Diarra ha provato la concorda, mette fuori Thiago Silva, la palla è per Kakà, cerca il destro, ha provato a calciare in fretta, a tenere basso il pallone. Conclusione deviata, si arrabbia moltissimo il Milan con i guardaline. Kakà fa un passo indietro per prendere la distanza, fuori per Drenthe che controlla, palla sul sinistro, lo prova Drenthe! Dire ritardo, 2-2. Fabio, tante volte sei lì, provi calcio d'angolo, non provi, Mari non doveva essere Raul andare a battere e invece ha avuto la soluzione migliore, però questo ragazzo Drenthe è entrato in campo bene, positivo, ha trovato il gol, peccato per il Milan, ma è stato... Rigore, c'è ancora Ronaldinho con l'esterno, palla toccata da Marcelo, Seedorf alto sopra la traversa, che grande palla gol per il Milan al 33. Non può sbagliare Seedorf da lì, deve almeno trovare la porta Clarence. Non può sbagliare perché è una posizione per Raul, vuole l'1-2, Diarra, non c'è spazio per infilare, allora c'è Alonso, va via ancora Ronaldinho, cerca la giocata, la trova Ronaldinho, va via di forza Ronny, ancora Ronaldinho, poreggia Oddo, Kakà al destro, Dida non la tiene ancora e non è possibile, salva Nesta, fuori gioco. Mamma mia Dida che avevi fatto, come la palla era entrata Fabio. C'è fuori gioco. Fuori gioco, giusto, fuori gioco di Raul. Ma la posizione di tiro, lo prova ancora, deviato, Pato, Casillas. Entra arrivato Thiago Silva, il pallone è tagliato, Casillas si è anticipato, Thiago, sì, non l'ha dato, perché non l'ha dato? Che cos'è? Stanno piccando. Che cos'è? Avevo visto Thiago Silva che partiva nettamente in anticipo, se lo sono dimenticato per un quarto d'ora, non so cos'è. Stai zitto, dice Nesta Raul. Un fallo sul portiere questo. No, quello è impossibile perché Thiago Silva era in anticipo di un quarto d'ora sul portiere. Dico io quello che può aver pensato. Secondo me il pallone è uscito. Fallo sul portiere, niente. Ha segnato con una mano un giocatore del Real. Guardalo, fa il gol di mano di Ramos. Spiegami cosa ha fischiato. Mette dentro Benzema in area di rigore, ancora Benzema, Dida. Deve provare a giro, uno contro uno di Seedorf, arriva ancora Ronaldinho, Seedorf prova, Pato! 43, 3-2, è giusto così adesso. È giusto così perché nel Milan nel secondo tempo ha fatto una grande partita. La grande per sfruttando le debolezze di questa squadra, perché questo ragazzo Marcelo era avanti. Corridoio per
Benzema che prova la conclusione deviata, Marcelo prova a rientrare anche lui, fermata e scivolata, Xabi Alonso prova il tiro, Dida anche lui vuole mettere il nome sulla partita, calcio d'angolo per il Real Madrid, palla ancora verso l'interno, stacca di testa Sergio Ramos ma non può trovare la porta e adesso Nesta della prestazione. Ottime giocate, sempre in difficoltà il suo avversario. Tutti i tifosi del Milan in piedi nello spicchio, allora dedicato. Fallo su Oddo di Marcelo, calcio di punizione, giallo per Marcelo. Giusto, già. E il Milan espugna il Bernabeu. Il Milan come sempre in Champions, batte un colpo, vince 3-2 al termine di una partita incredibile. Una cosa da sognare, solo qualche settimana fa, in realtà il Milan ha vinto 3-2 a Madrid, il Milan torna a vincere al Santiago Bernabéu, Supersport.